Benvenuti allenatori in questa nuova top 5 sui personaggi della serie animata Pokémon. In questa classifica andremo a vedere quali sono i miei personaggi preferiti dell'anime Pokémon, appunto. Ovviamente questa top è puramente personale, perciò non prendetevela se il vostro personaggio preferito non è in cima alla classifica. Anzi, scriveteci la vostra personale nei commenti, che sono abbastanza curioso di vedere quale sia il personaggio più popolare. In quinta posizione troviamo subito la compagna di viaggio di Ash relativa alla terra di Kalos. Sto parlando di Serena. Il suo primissimo Pokémon è un esemplare di Fennekin, che successivamente si evolverà in un Braxen. Da bambina Serena venne mandata in un campo estivo allestito dal professor Oak. Un giorno però si perse in una foresta e venne aggredita da un Poliwag. Cadendo si ferì un ginocchio. Fortunatamente il piccolo Ash Ketchum la trovò e le medicò il ginocchio con un fazzoletto. Serena non smise mai di pensare al ragazzino che l'aveva aiutata in quella foresta e non perse mai il fazzoletto che le era stato donato. La quarta posizione se la giudica Gary Oak, l'eterno rivale di Ash. Prima che iniziasse il loro viaggio, Gary e Ash trovarono pescando una Pokéball e nel discutere di chi fosse la dividero in due pezzi. Da quel giorno in poi tennero i rispettivi pezzi in segno della loro rivalità. Il Pokémon iniziale di Gary è stato Squirtle, evoluto poi in un Blastoise. Gary ha un carattere molto scontroso ed aggressivo, proprio come la sua controparte Blue nei videogiochi. Durante le sue apparizioni a Johto, però, sembra essere diventato un'altra persona, educato, intelligente, rispettoso. Beh, nessuno sa cosa gli sia successo. Durante il torneo della vittoria, Gary decide di abbandonare la sua carriera da allenatore e di diventare proprio come il nonno, un ricercatore Pokémon. Sul gradino più basso del podio troviamo un'altra compagna di viaggio di Ash, ovvero la coordinatrice Pokémon di Sinnoh, Lucinda. Il suo viaggio insieme ad Ash e Brock comincia proprio quando si ritrova a difendere dai grinfi del Team Rocket il povero Pikachu, allontanato dal proprio allenatore appena arrivati a Sinnoh. Il primo Pokémon di Lucinda è un Piplup, ma è evoluto. Lucinda perde la sua prima gara contro una ragazza di nome Zoe, che dopo non troppo tempo diventerà la rivale della ragazza di due foglie. Lucinda si distingue dagli altri per la grande sicurezza e determinazione che dimostra. La medaglia d'argento se la giudica il rivale più duro e freddo del nostro eroe Ash, ovvero Paul. Il suo primo Pokémon fu un esemplare di Elekid, successivamente fatto evolvere in un potentissimo Electivire. Durante la sua prima apparizione al laboratorio del Prof. Rowan, si pensava che Paul fosse un allenatore inesperto alle prime armi. Successivamente però si scopre che Paul viaggiò per Kanto, Johto e Hoenn prima di arrivare a Sinnoh, proprio come fece Ash. Paul abbandona Chimchar, un Pokémon che dopo non troppo tempo entrerà a far parte della squadra di Ash, riuscendo ad evolversi in un furioso Infernape, dimostrando la sua vera potenza all'allenatore che prima l'aveva liberato. Il posto più alto della classifica va ovviamente a quel simpaticone di Brock. Ex capopalestra di Plumbeopoli, si mise in viaggio con Ash e Misty. Ha il vizio di innamorarsi di qualsiasi ragazza che lo incontri, tranne Misty, ma in special modo dell'infermiere Joy e dell'agente Jenny. Brock è come un fratello maggiore, infatti è considerato il personaggio più maturo, saggio e intelligente fra i personaggi che accompagnano Ash. Ma queste qualità scompaiono drasticamente una volta vista una ragazza. Inoltre, Brock termina il suo viaggio assieme ad Ash dopo la Lega di Sinnoh, decidendo di studiare medicina. Beh, che dire, perché non torni, Brock? Siamo disperati. Tu sei e rimarrai il personaggio più simpatico e ignorante dell'anime Pokémon. Ritorna, per favore, ritorna. Posizione bonus. Il premio come miglior personaggio fuori luogo se lo giudica Zeus. Io non aggiungo altro. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Mi raccomando, condividete il video e lasciate un bel mi piace ed un commento se è stato di vostro gradimento. Io vi invito anche ad iscrivervi se non lo siete già e a passare tutti i nostri social che trovate in descrizione. Quindi dico è tutto e come sempre noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao allenatori! Cioè Zeus, in Pokémon hanno messo Zeus. Zeus!